Chi è questo? Questo signore? Possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Forse è una delle poche volte che vengo in diretta alla televisione a Prato. È Teleprato. Volevo andare a Montecatini, ma mi ci hanno forzato. Però. No, tu sei io solo, mi contento perché, voglio dire, poi Prato, voglio dire, culturalmente e anche logicamente è più importante di Montecatini. Oh. A Montecatini ci sarà qualche. No, no. Ci sono anche qui qualche. Lì sono mai personiste, qui sono poetiche, però addolorato per questa esclusione dei comici di sinistra alla festa, ispirato dal dolore atroce che mi ha dato notizia che i comici di sinistra non vanno a Montecatini, fatemi venire a Prato. Allora, per chi non lo conoscesse, Carlo Monti, siamo tutti addolorati, allora siamo. Questo signore è un carissimo amico. Questo è un grande evento perché Carlo, come si vede, è sì, sono schifo delle televisioni. È un po' schifo. Ma essendo questa una televisione così di impronta popolare, cioè, quasi avveglia, spontanea, come lei spontanea. Questa lei è così come la ma a Montecatini ci sarei andato, ma per pacca. Come conviene andare appunto. Diciamo che mi spiego, alle terme. Alle terme, però voleva dire che è molto contento di essere qui fra di noi. E come noi siamo questo contenti. Questo non ho nulla con l'amico Panariello, ora. No, povero Panariello. Anzi. Allora, voleva fare un saluto. Andate a tirare un bel fardello, povero Panariello. Torna anche di rima. No. Tu ci facessi a proposito di rima qualcosa? In rima, qualche sonetto, qualcosa. No, ma io ho visto che qui voglio dire. Che ti sei ispirato? È questo tutta la sera tu ci guardi. Questa è la sera più dolorosa dell'anno. E che tu ci fai? Io farei un inno alla vita oggi, no? Oh! Mi garberebbe dire da Lorenzo De Medici quel sonetto che è un inno alla vita. Bach e Arianna. Benissimo. Signore e signori. Carlo Monni. Bacco. E Arianna. E Arianna. Grazie a voi. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi volesse lieto sia, di domani non v'è certezza. Questo è Bacco e questa Arianna, belli e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme sien contenti. Queste ninfe e altre genti sono allegre tuttavia, chi volesse lieto sia, di domani non v'è certezza. Questi lievi safiretti delle ninfe innamorati, per caverne e per boschetti, han lor posto 100 agguati. Or da Bacco riscaldati, saltan, danzan, tuttavia, chi volesse lieto sia, di domani non v'è certezza. Queste ninfe anche hanno caro dal loro essere incantate. Non può fare amor riparo se non genti rozze ingrate. Ora insieme mescolate, si divertan tuttavia. Chi volesse lieto sia, di domani non v'è certezza. Questa soma che vien dietro sopra l'asino e sileno, seppur di carni e danni pieno, ride e gode tuttavia. Chi volesse lieto sia, di domani non v'è certezza. Mi dà, vien di tra costoro, ciò che tocca oro diventa. Ma che serve aver tesoro, s'altri poi non si contenta? Che dolcezza vuoi che senta chi ha sete tuttavia? Chi volesse lieto sia, di domani non v'è certezza. Donne e giovinetti amanti, viva Bacco e viva amore, ciarcun suoni, balli e canti, arda di dolcezza il core, non mestizia, non dolore, ciò che a esser convien sia, chi volesse lieto sia, di domani non v'è certezza.